certa di che sei accesa. Provati. Prova. Chiedo scusa. Presidente. Buongiorno. Davanti. Buongiorno, grazie. Buon lavoro. Grazie, presidente. Buona legislatura anche a voi. E che Dio ci accompagni. Soprattutto. Certo, perché tutto dipende da noi. Certo. Noi dobbiamo fare la nostra parte. Buongiorno. No. Adesso io vado a raggiungere il presidente della seduta e a salutare il presidente uscente. Nel corso della giornata, come sapete, mi limiterò a presentare la giunta. Per prassi poi il presidente si riserva di rassegnare le dichiarazioni programmatiche non appena l'ufficio di presidenza si sarà completato, quindi penso lo concorderemo col presidente dell'Aula. Intanto vi vedo numerosi, sono contento, spero abbiate preso il caffè. No. Mi ha telefonato l'altro giorno mio compare da Palagonia, lo fa da 20 anni, perché ha le prese con le pratiche. Compare, ditemi compare, conosciamo qualcuna regione? Vi giuro. Ed io che non ero ancora entrato nel ruolo, dicevo, ma qual ufficio compare? Bisogna capirlo. Questo vi dà la dimensione di come io, infatti, sono entrato subito nella stanza del presidente dell'antimafia. Per fortuna l'assistente parlamentare mi ha detto no, presidente, lei non deve più entrare. Fatemi abituare all'idea. Ma certo, sono emozionato, sono sensazioni inimmaginabili, voi comprenderete benissimo che significa. Quando sono entrato la prima volta nel consiglio comunale al mio paese, a Militello, avevo 20 anni. Non avrei mai pensato di tornarci, lo farò lunedì, da presidente della regione. Questa è una emozione assolutamente personale, intima, che non ho difficoltà a confessare. Accanto a questo c'è anche il peso di un ruolo, di una grande responsabilità, c'è tanta attesa fuori da questo palazzo e quindi si dorme sempre meno la notte. Bisogna cominciare a mettere ordine alle idee. Inutile piangere sul latte versato da altri, dobbiamo adesso cominciare a produrre. Io penso che entro 2-3 anni saremo in condizione di poter rimettere la regione sulla strada della normalità. Mi sono grato, non faccio aspettare il Presidente, gli chiedo ancora scusa e avremo modo di poterci vedere certamente nei prossimi 5 anni nel rispetto dei reciproci ruoli e della reciproca autonomia. Buona giornata a tutti, grazie.